Un pomeriggio di metà luglio che mi ricordo come se fosse ieri, ma non perché il video è stato registrato ieri, eh. Se Higuaín va alla Juventus, mi taglio l'uccello. Faccio una domanda, e se gli diamo il miglior giocatore che abbiamo? Signor, come facciamo la scommessa? Facciamola sta scommessa, tanto 2 ore in più, 2 ore in meno non cambiano la vita a nessuno. Si vede per tutta l'Italia questo. Sì, più o meno sì, tutta l'Italia circa. Se Higuaín va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e il mio erede questo qui. Mi dai l'uccello. Come? Mi dai l'uccello. L'uccello se fa più di 15 gol. Mi dai l'uccello. Mi dai l'uccello. Quantomeno vista l'età, per fare 2 schioppi all'anno magari. Poverino. E nulla ragazzi, questo qui è stato il mio video sulla faccenda. È stato un video abbastanza sentito, sia da parte mia, ma penso anche purtroppo per lui da parte di questo signore qui. E nulla. Questo è quanto. Ovviamente ragazzi è un semplice video sfottò per scherzare, ci mancherebbe altro. E nulla. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, non tanto per me, ma più che altro per questo signore che poverino adesso si ritroverà con un handicap non da poco, ecco. E mi spiace. Scrivimi qui sotto un commento di solidarietà per questo povero signore, e se ti va magari fai vedere questo video a qualche tuo amico, sempre che non ti abbia fatto cagare. Ad esempio a me mi è sembrato un video simpatico, però anche se vi dovesse far cagare, ecco, non vi biasimerei più di tanto. Se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al canale. Io vi mando un grosso abbraccio, lo mando anche a questo signore e nulla. Forza Juve, ma sono scosso, lo ammetto. Perché limitarsi a seguirmi solamente su YouTube? Innanzitutto mi auguro tu abbia apprezzato il culo della Nargi che c'è qui a destra, ma soprattutto ricordati di seguirmi anche su Instagram, Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione, so che sicuramente hai guardato fisso il culo della Nargi, ma vabbè, ti capisco e nulla, alla prossima.